Lasagne al pesto di zucchine. Lasagne al pesto di zucchine. Un primo piatto dal gusto delicato e dal profumo inebriante, perfetto per una cena a base di pasta. La sfiziosità di questa ricetta sta nella presenza di un pesto di zucchine che rende le lasagne ancora più gustose e saporite. La preparazione è semplice e veloce, inoltre le lasagne al pesto di zucchine possono essere servite anche come piatto unico. Ingredienti: lasagne all'uovo, zucchine parmigiano reggiano, grattugiato pecorino romano, grattugiato basilico, aglio, pinoli, olio extravergine di oliva, sale, latte, burro, farina. Procedimento: iniziate la preparazione del pesto di zucchine. Tagliate le zucchine a rondelle, poi fatele saltare in padella con un filo d'olio. Quando saranno cotte, trasferitele in un mixer aggiungendo l'aglio, i pinoli, il basilico, il sale e l'olio. Frullate fino ad ottenere una crema abbastanza densa. Mentre il pesto di zucchine si raffredda, dedicatevi alla besciamella. In una casseruola fate sciogliere il burro, poi aggiungete la farina e mescolate bene. Unite quindi il latte, mescolando con una frusta finché la besciamella non si sarà addensata. Una volta pronti entrambi i composti, dedicatevi alla preparazione delle lasagne. Prendete una teglia e ricopritela con uno strato di besciamella. Aggiungete quindi uno strato di lasagne, poi uno di pesto di zucchine, uno di besciamella, e così via fino a terminare gli ingredienti. Infine, cospargete la superficie con abbondante parmigiano e pecorino grattugiati. Infornate le lasagne al pesto di zucchine a 180 gradi centigradi per circa 30 minuti, fino a quando saranno ben dorate. Sfornate e servite in tavola.